tifosi sono accorsi in massa allo stadio, vogliono vivere una notte speciale, ce la metteranno tutta per trascinare la propria squadra al successo. Pierluigi Pardo e Lelia Dani prontissimi a raccontarvi questo match. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo, match che si preannuncia davvero molto interessante. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini, speriamo sia così anche oggi, io come al solito ci credo. Ecco l'11 iniziale della squadra di casa. Hanno scelto il 4-3-3, hanno schierato i tre attaccanti quasi in linea. È una scelta abbastanza coraggiosa, evidentemente non hanno paura di concedere qualcosa dietro. Probabile che vogliono sviluppare il gioco attraverso le corsie centrali piuttosto che sulle fasce, Pier. Spiego solo così la decisione del tecnico di tenere le punte vicine per cercare di favorire il fraseggio nello stretto. Probabile che anche oggi si affideranno al pressing per inaridire le fonti di gioco avversarie. È uno dei loro marchi di fabbrica. Riescono a raddoppiare sistematicamente il portatore di palla e spesso lo fanno con ottimi risultati. Il rovescio della medaglia qual è? È che così facendo si rischia di lasciare qualche spazio di troppo dietro. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Si mette col corpo tra palla e difensore. È tutto solo! Ottimo qui il lavoro difensivo. Interviene e sventa il pericolo. Berezinski. Respinge il tiro e c'è il gol, tocco vincente, tap in dopo il mezzo miracolo del portiere sulla prima conclusione. Il replay evidenzia come il portiere non abbia colpe sul gol, ha fatto il massimo, sfortuna ha voluto che la palla finisse di nuovo a un avversario che da lì non poteva sbagliare. E dai, il tecnico non sembra aver apprezzato l'atteggiamento e la concentrazione della sua difesa. Empoli che passa dunque in vantaggio. Emanuele Ghiassi. Si affidano al giro palla, non vogliono forzare. Usa bene il fisico qui. Si mette bene sulla traiettoria e allontana. Berezinski, Luperto, Cerri. Provano a costruire qualcosa. Crosspass atteso. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Candreva e il pallone se ne va via. Grassi, buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empoli. Pallone buono questo,
palla in mezzo. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Candreva. Pallone recuperato. Palla che finisce in calcio d'angolo. Eccolo qui il gol del vantaggio che ci viene riproposto con questo replay. Sceglie il tocco corto. Candreva. Antonio Candreva. Azione che viene interrotta. Il tentativo di pressing qui. Il recupero sarà di un minuto. L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gara. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Intercetta il passaggio e riparte. Bell'intervento, si ripartirà con la rimessa laterale. C'è il cambio dunque. Cercano uno spazio interessante. Fatica a tenere il pallone. Cerri. Si aprono spazi invitanti. Conclude a rete. Ochoa. Grande intervento. Optano per il tocco corto. Chance interessante, la difesa cerca di limitarlo qui. Splendido intervento, ha evitato un gol fatto. Tocca la palla in fallo laterale, ci sarà la rimessa. C'è un cambio. Con il numero 35 Alberto Cerri. Dentro con il numero 18 Raspa. Candreva. Ottima lettura, recupera il pallone. Marin. Giro palla prolungato in attesa del momento giusto. Tiro murato. Che si è appena laureata. Complimenti Alessia. Evita che il pallone esca, va sottolineato qui il suo lavoro. Entrata perfetta, riconquista il pallone. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Corner importante, potrebbero fare già i conti se lo sfruttano a dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Occhio al pallone in mezzo, non riesce a liberare, palla ancora buona.
ferma bene l'avversario, può ripartire. Marin. 600 secondi da giocare ancora. Riconquista palla con il tackle. Candreva. Spazzano via il pallone. Berezinski. Marin. Decidono di non correre rischi, si affidano al giro palla nella propria metà campo per difendere questo risultato prezioso. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Recuperano palla, in sottofondo i cori dei tifosi che stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta dei padroni di casa. Un solo gol di margine a dividere le due squadre testimonia l'equilibrio che c'è stato in campo. Hanno mollato forse qualcosina nei momenti topici, va detto, questo. E però la squadra avversaria è stata un po' più brava a crederci fino in fondo. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra.